10 e 19 minuti, siamo nella cronaca di Roma del Messaggero, pagina 33. Parentopoli, Panzironi ai PM, dice assunzioni pilotate dai politici. Sentiamo un po' come funziona la ricerca di un lavoro per quanto riguarda le grandi aziende della capitale, appunto nella nostra città. Ne ha scritto delle parole di Panzironi ai PM oggi sul Messaggero Giulio De Santis, che abbiamo in collegamento con noi, al quale auguriamo un buongiorno. Buongiorno De Santis. Buongiorno anche a voi. Come buongiorno, state? Buongiorno. Bene, bene Giulio, tutto bene. C'è Angelo Papi in studio, Marcello Mici che è ancora influenzato a casa, ma noi ti abbiamo contattato appunto per sapere, per avere un resoconto delle parole di Panzironi ieri ai PM. Poi magari con te facciamo anche un giro sulle altre notizie della cronaca e ti chiediamo un velocissimo commento. Ma intanto questa vicenda della quale hai scritto. Allora, l'interrogatorio a cui si riferisce l'articolo è dello scorso anno, risale allo scorso anno, quando ancora l'inchiesta era da poco cominciata. Beh, Panzironi non dice esplicitamente che lui le assunzioni le faceva decidendo a tavolino insieme ai politici. Più che altro prova a sfumare la sua posizione sostenendo che le assunzioni erano consigliate e che poi in qualche modo lui riteneva opportuni prendere in considerazione i curricula che gli venivano inviati, definendoli le persone in possesso delle qualità necessarie. Idonee, certo. Questo qui, però di fatto il sistema che invece emerge dall'interrogatorio di Panzironi evidenzia come era sufficiente far parte di una determinata area politica o comunque essere vicini all'ex AD di AMA per poter accedere più facilmente a contratti a tempo indeterminato all'interno della municipalizzata. E che nomi ci sono tra, perché leggo della figlia del caposcorta di Alemanno, per esempio? Andrini, sì. Direi che è un altro, la Marinelli, sì. E, insomma, sono 41 i nomi, sono una, come noi la chiamiamo in gergo, la blacklist dell'AMA. Sono nomi che alla gente dicono poco in realtà. Non c'è oltre ad Andrini e Marinelli non ci sono nomi particolarmente eclatanti per quello che riguardano noi, gente comune. E al contrario invece sono nomi che all'interno di un determinato gruppo di persone, all'interno di una determinata fazione politica e oltre che politica anche manageriale, erano nomi pesanti, nel senso che potevano forse, tra virgolette, contribuire a degli scambi. Io ti do questo, tu mi dai qualcos'altro. Sì, perché delle volte noi, se noi diciamo la Marinelli, in realtà poi all'uomo della strada dice molto poco questo, non è una persona che si sente dire, si sente nominare, però invece all'interno di quel contesto aveva una sua, aveva un suo peso, tanto che addirittura viene proprio Ilaria Marinelli viene addirittura consigliata dallo staff, dalla segreteria particolare del sindaco, quindi quindi in quel senso aveva una sua importanza. Un'altra cosa che ha detto Panzironi: assunzioni pilotate dai politici. Sì, dentro ci sono. Beh, noi in questo senso abbiamo un po' tradotto, non è detto in maniera così esplicita all'interno dell'interrogatorio che ha reso Panzironi lo scorso anno, non lo dice in maniera, più che pilotate, gli venivano segnalate dai politici, in un caso da uno del PDL, in un altro caso da uno del PD, quindi c'è una par condicio perfetta rispettata da questo punto di vista, chiunque si rivolgeva alla D. Che poi chiaramente magari anche semplicemente per avere meno travagli all'interno del suo lavoro, all'interno della gestione dell'AMA, forse in qualche caso ha deciso di cedere alle pressioni, almeno così emergerebbe dall'interrogatorio. Secondo te come finirà la vicenda, l'inchiesta Parentopoli? Ma probabilmente, allora, per il momento siamo al 415, cioè probabilmente le 8 persone a cui è stato recapitato l'avviso di conclusione indagini finiranno a processo. Ora, ormai conoscendo bene la storia e sapendo anche quali sono le posizioni dei collegi difensivi, molti ritengono, almeno tra gli avvocati, che questa storia sarà un flop enorme e che probabilmente terminerà tutto con delle assoluzioni, perché gli abusi d'ufficio che vengono segnalati sarebbero privi poi di prove concrete, di prove fattuali. Ora, avendo letto tutte quante le 26.000 pagine dell'inchiesta, ritengo che proprio così non terminerà, anzi
probabilmente delle condanne potrebbero esserci, poi bisogna vedere quali saranno i casi individuali, però insomma qualche, almeno leggendo, qualche falso è stato compiuto, soprattutto per quanto riguarda la famosa blacklist, qualche dubbio che un aggiramento dei paletti per poter ottenere l'assunzione di queste 41 persone sia stato fatto. E andiamo su un'altra notizia, ne scrive oggi Valentina Errante, sempre la cronaca di Roma del Messaggero, chiediamo la tua opinione sulla truffa delle aree verdi. Come si è messa? Intanto il super testimone da Belviso a Calzetta parla di un intreccio di amicizie. Hai un quadro di questa situazione? Puoi farci un punto, perché noi l'abbiamo seguita settimana scorsa. Allora, guardate, questa è una di quelle vicende che fa un po' tremare l'ambiente attuale del sindaco. Perché? Perché la sensazione è che non tanto, chiaramente non tanto lui, che ovviamente l'amministrazione comunale poco poteva sapere di questa storia, è ovvio, quanto invece che ambienti sotterranei magari contigui all'amministrazione potessero sapere gli scambi anche in questo caso fatti da qualche, per ottenere l'amministrazione di queste, gli appalti delle aree verdi. Ora l'inchiesta anche in questo caso all'inizio, sono coinvolti degli assessori. Che cosa dire? Da aspettare, stiamo parlando del, cioè, purtroppo è uno dei tanti scandali. Ci sono dei numeri, sono 11 su 67 se non sbaglio quelle che sono state completate, quindi sì, 58 parla, sì, ma infatti parla, cioè, qui il problema è che per l'ennesima volta parla da sola, questa storia, cioè vengono fatti degli appalti, vengono dati dei soldi a delle aziende e poi incredibilmente questi appalti non si riescono a concretizzare nei lavori stabiliti all'inizio, perché probabilmente c'è qualcuno che ha preferito intascare il nostro denaro pubblico e farci magari qualcos'altro. Purtroppo sono storie che si ripetono, c'è qualcosa nel nostro sistema che è qualcosa che non va, ecco, cioè. Dobbiamo capire quello che va, anche perché parlando con voi... Ecco, purtroppo è capire quello che va. Avvalendoci della collaborazione dei giornalisti della cronaca di Roma del Messaggero, ci ritroviamo a parlare di tantissime inchieste in ogni ambito e scoprendo sempre un meccanismo simile per quanto riguarda il modo di agire. Sì, sono assolutamente meccanismi seriali da questo punto di vista, infatti è vero, è corretto. Bisognerà vedere che cosa va, poi speriamo di scoprire qualcosa che va. Giulio, grazie. Intanto vi ringrazio a voi, ti auguriamo una buona mattina. Non so se Angelo aveva ancora qualche curiosità sulla cronaca, se no nel ringraziare Giulio facevo una semplice considerazione nel dire che tutto questo ci sorprende sempre meno, caro Giulio. Ecco, è vero, tutto qui. Guardate, a voi sorprende meno, a noi le vediamo tutti i giorni, a me non sorprende più niente. Ecco, appunto. Ne parliamo e lo leggiamo come fosse un articolo di cronaca rosa, ecco, insomma, con la stessa emozione. Beh, no, magari sono più divertenti perlomeno da quel punto di vista. Giulio, una buona giornata, grazie. Anche a voi, buona giornata, grazie a voi. Giulio De Santis del Messaggero.